Ciao amici del Tempio, ciao a tutti, benvenuti nel mio canale. Oggi in questo video vi voglio presentare un'affinità tra due mondi apparentemente lontani, il mondo del calcio e il mondo delle arti marziali. Seguitemi. Chi è che riesce ad unire questi due mondi apparentemente lontani è un personaggio solo, Zlatan Ibrahimovic, famoso campione fuoriclasse, attualmente giocatore del Milan, fuoriclasse eccezionale nel mondo del calcio, nasconde delle tecniche segrete molto vicine alle arti marziali. L'atleta del Milan, svedese, detto da tutti, chiamato da tutti per accorciare un po' il suo cognome, Ibra, il grande campione, fa degli allenamenti eccezionali in squadra, quindi molto stretching, tanti allenamenti per l'elevazione, corde pesanti, palestra, e voi direte, non cosa c'è di anormale in tutto questo, anche tutti gli altri fuoriclasse, giocatori del pallone lo fanno, ma c'è una cosa in più, come vi dicevo, è la sua performance particolare, perché Zlatan ha un trascorso di arti marziali, quindi possiamo dire che i suoi famosi gol, i suoi gol eccezionali che l'hanno classificato come fuoriclasse internazionale sono dovuti anche a un trascorso marziale. Pensate a calci volanti che fa quasi in semi rovesciata, sembrano dei mawashigeri, i suoi famosi colpi di tacco volanti che poi non sono colpi di tacco ma richiamano molto l'ura mawashigeri, e poi i suoi clamorosi gol in rovesciata all'indietro che ricordano molto le tecniche mortali molto vincenti ed entusiasmanti del Kyokushinkai. Quindi possiamo dire che questo personaggio qua, questo campione di pallone, si avvicina molto alle arti marziali, un po' perché le ha già fatte, un po' perché ha mantenuto questa agilità di elevazione di calci volanti che gli permettono di fare dei gol fantastici. Possiamo aggiungere anche che ha un ottimo intuito sul gioco di palla, perché lui, essendo un attaccante, riceve molto bene le palle, sa gestire la situazione, ha un occhio in vantaggio rispetto all'avversario che ha davanti. Tutto questo deriva da sicuramente un'ottima conoscenza di comportamento durante la fase del comité. Quindi possiamo dire che il nostro Ibra è veramente un campione pallone, ma è dovuto anche, secondo me, a una buona conoscenza delle arti marziali che ne hanno fatto di lui un atleta completo. Amici del Tempio, siamo arrivati alla fine del video. Spero vi sia piaciuto, aspetto i vostri commenti positivi, spero, e costruttivi. Mettete un like. Al prossimo video, ciao dal Tempio Massimo. I was really bad enough till you arrived, yeah. Now I can see in color why it was great.